E andiamo ora a sentire il sindaco di Merate, in provincia di Lecco, Andrea Robbiani, che ha lanciato la proposta delle dimissioni in blocco di tutti i sindaci se la situazione non dovesse cambiare. Ascoltiamolo. Sindaco Robbiani, l'ha appena ricordato anche il presidente dell'ANCI Lombardia Fontana, i sindaci hanno il sostegno anche della regione, ha ricordato l'iniziativa recente della regione Lombardia che appunto ha stanziato dei soldi per quanto riguarda il patto di stabilità territoriale e verticale, ma ci sono però i tagli del governo, ancora in questi giorni se ne parla. Ma la situazione è molto pesante perché non sono ancora usciti i piani governativi rispetto agli ambiti di virtuosità per il 2012 e conseguentemente quelli che sono le performance da portare avanti, gli obiettivi da portare avanti. Questo per noi è fondamentale perché ci impedisce in questo momento di poter amministrare correttamente. Dobbiamo fare delle azioni forti, dobbiamo parlare col governo, dobbiamo essere in grado di porre sul tavolo una questione che è quella della governabilità dei nostri comuni. Se non ci danno le nostre risorse, credo che sia inutile continuare a governare, credo che si debba veramente, probabilmente anche arrivare al limite di restituire tutti quanti la fascia, ma sotto profilo non solo simbolico ma anche fisico, perché non è possibile amministrare in questo modo. Io sono arrivato a pensare che nel 2014 i 1040 comuni, i 1030 comuni che andranno al voto l'anno prossimo non debbano avere nessun candidato alla carica di sindaco, che vengano 1040 commissari prefettizi. Beh, non escludere dimissioni in massa. Ma secondo me è l'unica soluzione, cioè se continuiamo a discutere col governo, sempre nell'ottica della collaborazione, tanto poi il governo fa quello che vuole, credo che sia necessario fare una azione di forza, che mettano i commissari prefettizi a governare i nostri comuni, le risposte ai cittadini chi le deve dare? Cioè noi continuiamo a fare i cahiers de doléances fra di noi, dobbiamo cominciare a dire al governo, o ci dai le nostre risorse oppure noi ce ne andiamo tutti quanti, governa tu. In questa situazione, in vista anche della riforma delle province, sappiamo che una parte poi delle funzioni potrebbero essere delegate ai sindaci, cosa potrebbe succedere? Ma lì è un disastro, nel senso che se non si pensa a niente intermedio, che possano essere dei dipartimenti o qualcosa di simile, pensare di mettere in mano ai sindaci una serie di competenze provinciali senza la certezza di avere delle risorse, senza avere le persone da poter innestare nella macchina organizzativa comunale, come si può pensare di mandare avanti i servizi? Qui rischiamo un 2014 disastroso sotto tutti i punti di vista.